Il gruppo storico La Pandolfaccia anche quest'anno torna con un'edizione completamente rivisitata del Palio delle Contrade. Dal 14 al 16 giugno, infatti, presso la Rocca Malatestiana di Fano si assisterà alla più prestigiosa rievocazione storica in chiave medievale della città, con le tanto attese sfide tra i rappresentanti delle quattro contrade. Sin dai primi giorni del mese, Fano verrà proiettata nel clima medievale grazie a una serie di eventi collaterali che, come ogni anno, accompagnano e preparano l'evento. Sarà una settimana densa di impegni e di vari momenti rievocativi. Domenica 9 giugno, dove verrà benedetto il palio che va a gestire. È stato commissionato ai ragazzi della scuola dell'arte qui nella classe di scenografia, al santuario della chiesa del Ponte Metauro, della Vergine del Ponte Metauro, verrà benedetto il palio e quindi ci sarà una messa in quell'occasione con tutti i nostri figuranti. Poi ci sarà un evento, un convegno sui codici malatestiani, ci sarà la gara degli arcieri del campionato FITAST, quindi tanti arcieri da tutta Italia verranno a fare la gara la domenica mattina 16 giugno, più tanti spettacoli da noi creati ad per l'evento. Ci sarà il martedì 11 giugno l'arrivo di Pandolfo al Pincio per poi dare inizio ai giochi tramite un evento che dia solennemente inizio ai giochi, e poi come ogni anno il centro della manifestazione sarà il matrimonio di Pandolfo III e Paola Bianca all'interno del programma del Palio sabato 15 giugno davanti al Duomo di Fano. Il 12 e 13 giugno ore 21 invece presso la chiesa di San Francesco verrà messo in scena uno spettacolo teatrale intitolato Malatesta, un'opera prodotta dal comune di Rimini e fortemente richiesta dalla città della Fortuna, che racconta le vicende e la storia di Sigismondo Malatesta. È uno spettacolo che è tratto da un testo scritto da un autore francese molto importante che si chiama Henri de Monterlan, che nel 1943 circa, innamorato completamente di Sigismondo Pandolfo Malatesta, scrisse questo testo, una vera e propria tragedia di carattere shakespeariano, dal titolo appunto Malatesta, ispirato e dedicato esclusivamente al signore di Rimini, al signore anche di Fano. Poi, per la prima volta viene ospitato all'interno della chiesa sconsacrata di San Francesco, altro luogo potente malatestiano, in queste due repliche per la prima volta fuori dal territorio riminese, ma dentro un territorio che è stato culla dei Malatesta. Il bozzetto vincitore delineato per la realizzazione del drappo che andrà a costituire il Palio 2019 è l'elaborato di Sara Gaggi, studente del quarto anno del liceo artistico Apolloni di Fano, lavoro più votato dalla giuria di qualità e dal pubblico sulla pagina social del Palio delle Contrade. È stato realizzato sulla base della sana sportività e competizione. Infatti i cavalieri e i due cavalli sono rivolti verso lo spettatore. La rocca, che è sia dove si svolgerà il Palio delle Contrade, ma sia è anche un elemento che dà dinamicità al disegno. Invece la Santa Vergine è posizionata al centro e in alto per simboleggiare la fede in questa manifestazione e che dà un senso di cristianità a tutto quanto il disegno.